di lauci non ne vuoi sapere, zocco succedi non lo vuoi sentire. A notte sbarcano nudi affamati e della mafia albanese scogliati, venono qua per cercare travaglio, ma c'è quella che ci mette un sorroglio. Si può dire che lei è l'ultimo dei cantastorie? Non sono l'ultimo, nel senso che io conosco per esempio uno che è professore, c'è la cattedra di San Messina, Geraci, che oltre ad essere antropologo invece fa il cantastorie e lo fa anche abbastanza bene. Lui ci avrà un 38 anni, credo, meno di 40, quindi più giovane di me. Solo che logicamente fa il professore e fa il cantastorie, e quindi il cantastorie come lo fa? Lo fa in dei spettacoli che lo chiamano. Io sono orgoglioso di dire invece che il cantastorie, se riesce a riappropriarsi degli spazi della strada, perché la strada, la piazza, più che altro la piazza o la strada, che sono ormai, diciamo, si sta gestiti a livello virtuale dalla televisione, insomma, adesso non so se spiegare, in certo senso la piazza è diventata quella che arriva a casa, no? Quindi ed è meno frequentata, no? Allora, nella maniera in cui il cantastorie riesce a coagulare interesse della gente, che la piazza non è quella una volta che ci va a discutere, ma che è passante e riesce a fermare ancora la gente alla piazza, e questi, in questo senso sono l'ultimo, in questo senso, ma nel senso della continuità teatrale, diciamo, tra virgolette, il cantastorie ce ne sono. C'è Costanzo bla bla bla, coi consigli per acquistare le camicie, il pantalon e la cura per il grasso, e c'è Fede bla bla bla, giornalaio pubblicità, che fa bene il suo mestiere al servizio del cavaliere. Quello che faccio io è attualità, però non è altro che la notizia trattata, rimasticata, rielaborata, sia nella forma spettacolare del porgerla, ma sia anche nel commentarla. E qui è il bello del cantastorie, che pur non essendo cantastorie, come dice lei, portatore di notizie, perché è stato diciamo così, superato dai mass media, il giornale stesso dalla televisione, non per questo il giornale vive una via di inserti, a momenti danno la pomata abbronzante oppure l'occhiale da sole, quindi voglio dire che in effetti le notizie, l'attualità, che io approfitto opportunisticamente, quella che ha colpito di più l'immaginario popolare della notizia, io la rielaboro, la ridò e la gente l'ascolta, e in una maniera che mi fa capire che si diverte o si emoziona e che mi dà una specie di fiducia di più, come se io quasi quasi dicessi più verità del giornale, quando il giornale nasce da un editore, l'editore ha degli interessi, il giornalista scrive per quell'editore che lo paga, quindi non sono, io in un certo senso sono più libero da queste cose qua. Ho sentito, signor questore, due spari come in guerra e un ragazzo con estintore steso morto che era in terra. Ecco, Franco Trencale dalla Sicilia, una terra difficile da tutti i punti di vista, va a Milano dove vive e lavora. Perché questa necessità? Perché sotto questo aspetto c'è anche la scelta vigliacca, tra virgolette, quella di lasciare la mia terra, che potevo ben restare, perché non ero proprio l'emigrante che non c'è lavoro e io volevo, cioè, era lo stadio di coscienza che avevo allora, quello di fare più soldi, di cantare, sfoggiare la mia bella voce, la chitarra, quello che scriveva allora, che erano delle cosine così, la cambiala, ma la soce, la cosa, poi incominciai a fare la cantata di Lupale dedicata a Salvatore Carnevale, cose, cioè man mano che prendevo coscienza la riversavo nelle mie canzoni, no? E quindi voglio dire, Milano è stata la prima attrazione, ma nella realtà poi io dopo un po' di anni di Milano ho tentato di ritornare al paese, quando già ero abbastanza, direi, conosciuto, non come oggi, mi sono fatto pure una villetta, però la realtà è questa, che era, dal punto di cantastorie non c'era più il lavoro che potevo avere invece a Milano, proprio nella piazza, perché la piazza siciliana ormai non c'erano solo i quattro anziani, i quattro vecchierelli, e quindi la generazione, quella più avanti della mia, aveva lasciato la piazza, perché con la macchina, motocicletta, erano fuori, discoteche, cose, quindi non sono riuscita a riagganciare quel rapporto di piazza,
e quindi avevo la nostalgia di Milano e sono tornato a Milano vendendomi la casa che ho fatto in Sicilia. Ma io ancora tuttora sogno di tornare in Sicilia e ci tornerei, ma il problema è quello. Forse verrò a morire in Sicilia, non lo so, ma il problema è quello che non trovo, ormai non è solo per il fattore del soldo, non è che io sia ricco, ma bene o male, ma è qualche cosa che Milano da questo lato mi dà di più, mi dà grande soddisfazione, perché a Milano dove tu praticamente ti incontri gente per l'estate, dici maestro, sai, quanto fa quella nuova? Ti incontri per l'estate che ti hanno visto lì, cioè è una grande soddisfazione, anche quella di essere nominato da Berlusconi. Quando parla Berlusconi tutto il mondo è in apprensione. Oh bravo, 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 ma come parli bene, 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 bravo, bravo, bravo Berlusconi. Chi è Franco Trincale? Franco Trincale fisicamente è quello che state vedendo, 67 anni, e poi praticamente è uno che quando c'è un microfono non resiste più ai compromessi. Io prima di cantare mi pongo, dico ma qua è meglio che devo rispettare questo spettacolo, come avete visto stasera non c'è stato nessun accordo di rispettare, però io quando c'è il microfono e la gente davanti è una specie di riscatto, dire devo essere sincero ed onesto con me stesso, con la gente, e quindi saltano tutti i calcoli, e quindi amo questo mio mistero, me stesso nella mia lingua, forse amo più me quando canto che Trincare senza che canta, perché c'è tante incoerenze. Come la baronessa, signora De Carini. Che Franco Trincale appartiene a un'antica generazione che è nata con il conto in Sicilia, e il conto è la matrice dalla quale veniamo tutti. Cioè, pensate che il conto durava un ciclo completo, era in grado di durare anche 9 anni, e se lo continuavano a raccontare attraverso gli anziani degli anziani all'interno dei quartieri e dei portoni. Ecco, Franco Trincale rappresenta questa storia, questa tradizione. Evidentemente poi lui ha la capacità di, essendo un cantastorie vero, di attualizzare anche i temi che porta. Quindi sì, la baronessa di Carini, perché è la tradizione in qualche maniera non solo dei cantastorie ma anche proprio del racconto popolare, ma anche le ballate, diciamo, sui fatti quotidiani e del quotidiano.